Era un padrone operaio, Giorgio Zanardi, 74 anni, padovano, titolare e fondatore della Zanardi Editoriale di Padova, 108 dipendenti che negli anni d'oro erano 300, il primo ad arrivare la mattina, l'ultimo ad uscire la sera, come ieri sera quando però il signor Giorgio ha scelto di non uscire più da quella fabbrica a cui aveva dato la vita, ora sommersa da debiti e decimata dalla crisi. E così si è impiccato nel suo ufficio, ultima vittima di una disperazione che negli ultimi anni solo in Veneto ha mietuto decine di imprenditori. Il malessere non l'abbiamo intuito nessuno e era un po' strano, ma la situazione è precipitata. Sappiamo che la ditta era un po' in crisi, che aveva debiti, insomma, però con le banche avevano fatto accordi, insomma, si andava avanti. A poche ore dalla tragedia, lavoratori e dirigenti dell'impresa hanno scelto il silenzio e la preghiera per onorare l'amato titolare. Ma abbiamo pensato che fosse il modo migliore per ricordarlo in questo momento qui, anche perché quando uno arriva alla disperazione di non vedere più nessuna via di uscita a se stesso, cioè a se stesso e a tutti quelli che gli stanno attorno, è un momento di solitudine. Una solitudine che va combattuta, ricorda l'associazione Speranza Lavora, nata proprio dall'intenzione delle famiglie di imprenditori suicidi e dal sindacato, che con il suo centro d'ascolto ha già aiutato più di 1.000 imprenditori. Tante di queste persone non è che non avessero la possibilità di una rete sociale, non erano persone isolate che non potevano parlare con nessuno, erano persone che hanno tenuto tutto per sé quando invece la situazione poteva essere invece gestita in qualche modo se fossero state comunicate le gravità prima del fatto che diventassero insostenibili.